Alleluia! È un grande privilegio per me per essere qui, per andare fialen de Zotit. Per condividere la parola del Signore. Aieni gati, Kish. Siete pronti, Chiesa? Popoli per un Dio giallo. Popolo di un Dio vivente. Halithirur. Chiamato. Memar. Per nome. Alleluia. Un edì vedi? Io lo so e lo so. Cioè ti nuchi era stisto. Che non, è per, non sei per caso qua. Per un dia ti cassielor. Il Signore ti ha portato oggi qua. Me një qëllim të vetëm. Con un proposito speciale. Per ti folur zemrës tënde. Per aver possibilità di parlare al tuo cuore stamattina. Amen, ai gati. Sei pronto tu? Per t'mar. A ricevere. Per t'mar. A ricevere. Nga Zoti sot. Da Dio oggi. Amen. Spirito Santo, vieni. Ne kemi nevoj për ty. Noi abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Usa la mia bocca. E prek çdo zemër. E tocca ogni cuore. Zot njerëzit kanë ardhur. Signore, le persone sono venuti për të dëgjuar. Per ascoltare. Fjalën tënde. La tua parola. Shërbej. Ministra a loro, Signore. Shërbej. Ministra a loro. Ndryshoj. Trasformali. Per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Jam i lumtur vërtet. Sono veramente molto felice. Per andare fialën e Zotit. Che ho questa possibilità a condividere la parola del Signore. Duat falenderoj Zotin. Voglio ringraziare il Signore. Që më ka zgjedhur. Che mi ha scelto. Per andare fialën e ti. Di proclamare la sua parola. Duat falenderoj dhe pastorin. E vorrei ringraziare anche il pastore. Grazie pastore per mundsinë që më jep. Per la possibilità che ci dai. Që të ndaj. Che posso condividere. Fjalën e shenjtë Zotit. La santa parola del Signore. E cila ka fuqi. Che ha potenza. Për të ndryshuar. Per trasformare. Çdo jetë. Ogni vita. Që ka etje. Ogni vita che ha, è assetata. Amen. Alleluia. Tema e messaggio është fuqia e gjuhës. Il tema del messaggio è la potenza della lingua. Alleluia. Nuk e di eksaktisht, rreth një muaj. Non so esattamente, ma un mese forse. Perëndia ka folur eksaktisht. Il Signore mi ha parlato esattamente. Në ëndër nëpërmjet kësaj teme. In sogno, sogno tramite per riguardo a questa te, questo tema. E sapevo. Vedia. E lo sapevo. Që një ditë pastori do më thonte. Che un giorno pastora mi chiederebbe. Dhe fjala ishte gati. E la parola era già pronta nel mio Amen. Cuore. Amen. Kam studuar këtë ditë. Ho ristudiato la parola questi giorni. Dhe besoj. E credo. Që kjo fjalë. Che questa parola. Do ndryshoj jetën time. Cambierà, trasformerà la mia vita. Nëse ti lejon. E se tu lo permetti. Fjalën e Zotit. Se tu permetti questa parola del Signore tante, in tuo cuore ka fuqi, c'è potenza ty. A trasformare Amen. Anche la tua vita come ha cambiato la mia. Amen. Alleluia. Giacobbe capitolo 3, 1 a 10. Giacomo capitolo 3 dal versetto 1 a 10. Chi l'ha trovato può dire amen che... Alleluia, gloria a Dio. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche il suo, anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi,
sono guidati da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può accendere una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità, posta come frame le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla gehenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È una male continua e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono stati fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Alleluia! Cafucci! C'è potenza nella tua lingua. Quello che tu porti fuori dalla tua lingua. Sono sicuro che io faccio tanti errori nel parlare. Ma lo so. E lo so che il Signore ha iniziato un lavoro nella mia vita e Lui mi sta aiutando per trasformarmi, per parlare vita, per parlare vita, perché lo so che c'è potenza nella mia lingua. Giacomo dice: la lingua è un membro piccola, ma è come un fuoco piccolo, ma può incendiare una grande foresta. Ho sentito le notizie di un mese fa. Ci sono fuochi accesi che stanno bruciando anche boschi interi in tantissimi luoghi del mondo, paesi. Migliaia di ettari sono già stati bruciati, foreste intere, boschi. Voglio raccontare una storia, piccola storia. In Albania c'era una donna che aveva acceso un piccolo fuoco, piccolissimo, di far bruciare alcune spazzature che erano rimaste. Ma dopo è stato accendiato un bosco intero, una foresta. Lei non voleva? Non voleva, non aveva intenzione di bruciare il bosco. La fiamma è avanzata, il fuoco è avanzato e è stato bruciato il bosco. Ma giù Anton. La stessa cosa con la lingua, con la tua lingua. Con la nostra lingua, noi possiamo far bruciare tante persone, la vita delle persone. E con la nostra lingua possiamo benedire le vite di tante persone. Amici miei, c'è da lavorare tanto sulla nostra lingua, parlare. Ogni giorno, un lavoro di ogni giorno, quotidiano. Le emozioni, le situazioni, tante volte parlano con l'alta voce. Ma la nostra lingua deve essere una lingua di speranza, una lingua di vita, una lingua che edifica e che dà vita, produce vita. Ho visto tanti matrimoni divise e distrutte a causa di un fuoco, piccolo fuoco parlato dalla lingua. Un campar. Ho visto chiese tondala spazzate
per, a causa della lingua. Un campar. Ho visto. Io ho sentito. Combi contra combit. Nazione. Per fiale negative. Luftra. Nazione contro nazione. Un'altra nazione. A causa della lingua non controllata. Nemi chisce perondis. Noi siamo la Chiesa di Cristo. Nemi bit e perondis. Siamo i figli di Dio. Nuk duet lejoj. Non dobbiamo permettere la nostra lingua per seminare odio, per ciarie, divisione, shkatrim e distruzione. Je ti përgjegjës. Tu sei responsabile per gojën tënde. Per la tua lingua. Mos lejo. Non permettere. Djenjat e tua. Che le tue emozioni. Emozionet e tua. Le tue, i tuoi sentimenti. Tomar control. A prendere controllo sulla tua lingua. Është më mirë. È meglio. Kur ti e shikon vetën tënde. Quando vedi che te stesso che non puoi, ti puoi controllare, sei arrabbiato. Nuk ke një ekuilibër. E ti manca l'equilibrio? Shkon vomën tënde. Vai nella tua camera. E mos fol. E chiudi la bocca. Mos fol. Non parlare, chiudi mos la bocca. Mos fol. Chiudi la bocca. Sepse çdo fjalë. Perché ogni parola che può uscire in quel momento. Kur ti je keq në shqetësim, në mërzitje del negative. Perché quando tu sei in una situazione del genere, molto arrabbiato, ogni parola che uscirà dalla tua bocca sarà distruttiva, non costruttiva. Asnjiu. Nessuna lingua. Asnjiu. Nessuna lingua. Nuk mund të ndryshoj vetvetiu. Non può cambiare per sé. Ne kemi nevoj. Abbiamo bisogno. Ne kemi nevoj për Zotin. Abbiamo bisogno di Dio nel. Ne kemi nevoj për frymën e shenjtë. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ai është ndihmuesi im. Lui è il mio aiutante. Ai është ndihmuesi im. Ai, lui è il tuo aiutante. Ai do të ndihmoj. Lui ti aiuterà. Ai do të ndihmoj. Lui ti aiuterà. Sepse ai është i mirë. Perché è buono lui. Ai është i mirë. Lui è buono. Miqtë mi. Amici miei. Mos e përdor gjurën tënde. Non usare la tua bocca. Për sjell. Per shkatrim dhe vdekje. Portare morte, distruzione e morte. Vargu 10 thot nga njëta dol del bekimi dhe mallkimi. Versetto 10 dice la medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Nuk duhet ishte kështu. Non deve essere così, fratelli miei. Nuk duhet ishte kështu. Non deve essere così. Goja jote. La tua bocca. Duhet të çliroj. Deve proclamare. Të shpall. Proclamare. Jet. Vita. Bi burin tënd. Sul tuo marito. Që vieni deru ndoshta në shtëpi. Che forse viene ubriaco a casa. Ubriacato. Që vieni droguar ndoshta në shtëpi. Che viene sbilanciato a casa. Ti duhet shpallësh. Proclama. Jet. Vita. Jet. Vita. Ka fuqi. C'è potenza. Në gojën tënde. Nella tua ka fuqi. Bocca. C'è Alleluia. C'è potenza. Përdore gojën tënde. Usa la tua bocca. Per të ndërtuar familjen tënde. Per edificare, costruire la tua famiglia. Jetën tënde. La tua vita. Martesën tënde. Il tuo matrimonio. Fëmijët e tu. I tuoi figli. Përdore gojën tënde. Usa la tua bocca. Për çon bekim për pastorin tënd. Per essere una benedizione per pastore. Për diakonët e kishës. Per i diakoni. Për liderët e kishës. Per i lideri di chiesa. Përdore gojën tënde. Usa la tua bocca. Për çon bekim. Per essere una benedizione. Për komshitë e tu. Per i tuoi vicini. Për këtë qytet. Per questa città. Per këtë komb. Per questa nazione. Përdore. Usa la tua bocca. Përdore. Usa. Zoti vigjelon. Perché il Signore fa vegliare. Që të përmbushet fjala ti. In modo che la sua parola possa essere compiuta. Alleluia! Unë nuk e di për ty, por në jetën time. Io non so per te, ma nella mia vita. Shumer gjëra duke si kocka thata. Tante volte le situazioni che vengono contro di me sono come ossa seche. Ajet. Morte. Mo kujtohet Ezekieli kur Zoti thotë e çoi në frym e na çfarë shikon. In questa situazione mi ricorda sempre l'Ezechiele che il Signore l'ho portato in spirito e gli ha detto cosa vedi con i tuoi occhi? Kocka thata. Ossa seche. Shumë un shikoj. Tante volte io vedo la stessa cosa. Por Perëndia i thot.
Ma il Signore ha detto, Ezechiel, profetizza, parla a queste ossa secche, apri la bocca e parla a queste ossa. E il Signore ti dice stamattina, se tu vedi la stessa cosa nella tua vita, ossa secche, morte. Signore ti incoraggia, ti dice, c'è speranza, apri la tua bocca, profetizza, inizia a profetizzare, che ossa secche, vita su di voi, perché il Signore ti ha dato questa autorità a te. Ty motra ime. Fratello mio, sorella mia. Ne shumë duam që Zoti ti bëj të gjitha gjërat. Tante volte noi aspettiamo che il Signore possa intervenire e fare cose per noi. Ne duam të rrim në atë gjumin e ëmbël. E noi vogliamo continuare a dormire. Dhe ti hapim syt. E quando apriamo gli occhi, çdo gjë tjetë ashtu siç ne dëshirojmë. Tutte le cose sono al posto giusto, fatte dal Signore. Noi abbiamo dormito. Nuk funzionon kështu. Ma non funziona così, purtroppo. Apri la bocca davanti alle ossa. Fol martesës tënde. Apri la bocca a proclamare, a profetizzare nel tuo matrimonio. Nëse je beqar, se sei profetizzo per gruan tënde. Single, allora inizia a profetizzare per la tua moglie che il Signore ha preparato per te. Se sei beciare, se sei profetizzo per burin tënd. Una femmina, ragazza single, allora inizia a profetizzare per il tuo marito che il Signore ha preparato per te. Un kam profetizuar në jetën time. Io l'ho fatto per la mia vita. Un kam shpall jetë në jetën time. Avevo proclamato vita per mio matrimonio. Kam par. E ho visto frutin e buzëve të mia. Ho mangiato il frutto delle mie labbra. Në jetën time. Nella mia vita. Zoti i nësh besnik. Il nostro Dio è fedele. Unë nuk jam më mirë se ty. Io non sono migliore di te. Unë jam mund të jem më keq se ty. Forse sono peggio di te. Por un kam diçka. Ma ho una cosa. Kur unë zohem. Quando io cado. Unë ngrihem me forcën e Jezusit. Con la forza del Signore mi rialzo. Amen. Ai është gati. Lui è pronto a fare la stessa cosa con te, a rialzarti. Proverbi 18:21. Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua, e chi l'ama ne mangerà i frutti. Vdekja, morte e vita sono in potere della lingua. Sono in potere della lingua, nel potere. Shumer, tante volte ne nuk e dim se sa pushtet ka gjua jon. Noi non ci rendiamo neanche conto quanta potenza abbiamo nella nostra bocca. Por nëse ju arroni çdo gjë nga predikimi, ma se tu dimentichi ogni cosa dalla predica che tu ascolti oggi, të lutem vetëm këtë gjë mos e harro. Ti prego, non dimenticare. Ka fuqi në gojën tënde. C'è potenza nella tua lingua. Ka fuqi në gojën tënde. C'è potenza nella tua bocca. Ka pushtet. C'è potenza. Kur ti e përdor për jetë, quando tu lo usi per la vita, ti do të shosh jetë. Tu mangerai il frutto della quello che tu hai parlato, vita ti vedrai. Vdekje, ma quando tu parli morte, ti do të shikosh vdekje. Tu vedrai morte. Alleluia, Perëndia ynë. Nostro Dio. Ta ka dhënë ty këtë autoritet. Ha dato a te questa autorità. Gjua jonë vën në lizje botën frymore. La nostra lingua, quando tu parli, tu non fai nient'altro, solo metti in movimento il mondo spirituale. Ti mund bësh që Perëndia të lëviz malet. Tu con la tua lingua puoi causare che Dio possa muovere le montagne. Të gjithë forcat e errësirës ti mund t'i shohësh duke lëvizur për shkak të fjalës që ti ke thënë. Or tu puoi vedere anche tutte le forze delle tenebre a muovere a causa della parola che tu hai proclamato. Ti mund t'uash unë dua të gjitha gjërat e Zotit. Tu puoi dire io voglio tutte le cose buone che il Signore ha per me. Çfarë duhet bëj? Cosa devo fare allora? Ka soluzion.
C'è una soluzione. Alleluia, Matteo. Parola di Dio. 12:34. Matteo 12:34-37 dice: poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno di giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Ti mundrish me një person, tu puoi stare con una persona, të pish kafe një kohë shkurtër, e bere un caffè per poco tempo, dhe ti mund të shikosh, e tu puoi vedere chiaramente çfarë është në zemrën e quello che è nel suo cuore. Sepse do t'i nxjerrë goja ti. Perché dalla sua abbondanza del suo cuore lui parlerà o lei parlerà. Un campar, ho visto dhe jam befasuar me shumë njerëz. E tante volte mi sono stato sorpreso dal kisha imagjinuar, avevo immaginato per shembull Pietro ndryshe, per esempio Pietro o qualcuno, qualche persona in un modo diverso, kam folur, ma quando sono stato davanti a lui parlare con lui sono usciti le cose del suo cuore. Amici miei, nga thellësia e zemrës, dall'abbondanza del cuore, la tua lingua parlerà. Ne duhet të kujdesemi për zemrën. Quindi dobbiamo custodire il nostro cuore. Ta bushim zemrën tonë. Riempire il nostro cuore me fjalën e Perëndisë, con la parola del Signore, me fjalën e Zotit, con la parola del Signore, kjo fjalë, perché questa parola tiet brenda, quando sarà dentro di te, dhe në momentin e dur, che ti sei riempito nel momento giusto, tu parlerai dall'abbondanza di questa parola. Ui gjall, fiumi viventi, fiume ui vivo, gjall per la tua vita, fiume viventi sepse usciranno, perché c'è potenza, sepse ka fuqi, c'è potenza in questa fjalën e Zotit, nella parola del Signore. Amen. Unë shkojmë tek Zoti. Quando noi andremo dal Signore Zot, e diciamo: Signore, unë jam i dobët, sono debole, unë gabova, ho sbagliato, unë ishava fëmijët e mi në mënyrë të gabuar, ho parlato male dei miei figli, nei burrit, nei gruas, o contro il mio marito o contro la mia moglie. Zot lutem më fal. Perdonami, Signore. Zot lutem dimo. E ad aiutami. Shum. Che io ta përdor gojën time, possa usare la mia bocca per essere una benedizione. Amen. Mosaroni. Non dimenticare. Asni. Nessuno. Nuk mund të kontrolloj gojën. La Bibbia dice che nessuno può controllare la sua bocca me forza de veda, con la sua, le sue forze. Unë mbështetemi në forca tona, ma quando noi si appoggiamo nelle nostre forze, do të dorzohemi, falliremo, dorzohemi, e cadremo, sepse jemi dobët, perché siamo deboli. Por në Krishtin Jezus, ma nel Cristo Gesù, ne jemi më shumë se fitimtar, siamo più dei vincitori. Frymë shenjt, lo Spirito Santo, ajo frymë që ngriti Krishtin nga të vdekurit, spirito che ha risuscitato Gesù dalla morte, do të ndihmoj ty, aiuterà te, mua, me, për të jetuar, di vivere, për të shpallur, per proclamare qërat mira, cose buone dalla parola, jet, vita. Amen. Sepse Bibla thot, ditën e gjyqit. La Bibbia dice che il giorno del giudizio, njerëzit do japin llogari për çdo fjalë. Le persone renderanno conto di ogni parola. Sepse në bazë të fjalëve të tua. In base delle tue parole. Ti do të, tu sarai dënohesh, giustificato o sarai condannato. Drejtësohesh. O nella nostra parola, nella nostra traduzione in albanese, e sarai diventato giusto. Mishtemi. Amici miei, nuk kemi kohë. Non c'è tempo. Koha shumë e shkurtër. Il tempo è molto breve. Koha po fluturon. Il tempo sta volando nel modo veloce. 20 vjet më parë. 20 anni fa,
Nella mia vita è venuta questa regina. Wow, 20 viet. 20 anni. 20 viet. 20 anni che sono volati. Non posso credere che sono volati 20 anni. 20 anni con un battito d'occhio sono passati. Sono passati. Non c'è tempo, amici miei. È il tempo di correre verso il Signore e chiedere la sua forza, a dire: Signore, usa la mia bocca, usa la mia vita, usami, eccomi Signore, sono debole, ma rinforzami, rinforzami Spirito Santo, guidami Spirito Santo, e io sono sicuro che il Signore sta guardando per uomini e donne, per ragazzi e ragazze non perfetti, ma che siano pronti, pronti da essere usati dal Signore per la sua gloria. Persone che sono pronti ad umiliarsi, a arrendersi, per dirgli: Signore, io non posso con la mia forza, ma con te io posso fare ogni cosa. Io ho potere, posso parlare alle ossa secca. E la vita vedrà con la mia bocca, con la tua bocca tu puoi parlare a Lazzaro, che è stato morto per 4 giorni senza vita. Davanti alla tomba c'è potenza nella tua bocca per risvegliare con la tua bocca il tuo Lazzaro. Alleluia! Lazarus dorinjalet. E Lazzaro verrà in vita. Sepse ka fuqin gojën tënde. Perché c'è potere nella tua bocca. Alleluia! Të gjithë ne kemi nevojë për Zotin çdo ditë. Tutti abbiamo bisogno del Signore ogni giorno. Io per një herë në javë këtu në kishë. Non una volta alla settimana qua in chiesa. Mari mantelin e shëtris. E poi prendiamo il mantello della santificazione. Ma abbiamo bisogno del Signore ogni momento. In strada, per strada. A casa. Ovunque. Che sia questa cosa un stile della nostra vita. A cercare Dio. Signore, aiutami. Isaia capitolo 6:5. Isaia 6:5 dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Nel capitolo numero 1 thot un pash zotin. Nel capitolo, all'inizio del libro di Isaia, nel capitolo 6, versetto 1, dice: io vidi il Signore. Un pash zotin. Io vidi il Signore. Isaia kishte parë shumë mbretër. La Bibbia dice che Isaia ha profetizzato sotto tanti re. Ma quando il re Uzia è morto, dice la Bibbia nell'anno della morte di re Uzia, lui dice: io vidi il Signore. Quando lui ha visto il Signore, quando lui ha visto i serafini che avevano 6 ali, con due che coprivano la faccia, ognuno di quelli aveva 6 ali, con 2 copriva la faccia, 2 si copriva i piedi e 2 volava. Con 2 volava. Lui ha capito, ha detto: mamma mia, guai a me. Ma quando tu e io andiamo nella presenza del Signore, vediamo il Signore, tu capisci, tu comprendi quanto debole sei
tu. Di che ne vuoi, mi qui. E capisci, capiamo che abbiamo bisogno di questo Dio. Ne che ne vuoi per la relazione. Abbiamo bisogno di questa relazione. Questa relazione quotidiana con il Signore. Per far comprendere. Quanti poveracci siamo con, e abbiamo una bocca così impura e viviamo tra la gente con la bocca impura. Ma la Bibbia dice: ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto dalle molle dell'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco quanto ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato. Alleluia, Cafucci. C'è potenza nel, nel sangue di Gesù Cristo per un nuovo inizio nella tua vita, per te e per me. Amen. Amen. Ai già quel sangue flet. Parla yet. Vita Shrim. Guarigione Shrim. Liberazione Bekim. Benedizione. Alleluia. C'è potenza nel sangue di Gesù. Per questo noi abbiamo bisogno giornaliere di andare da Lui. Alleluia. Kafuchi, vicemi. Bibbia thot kune perdorim goyon ton. La Bibbia dice che quando usiamo la nostra bocca possiamo parlare vita. Shpotohemi. Noi accettiamo la salvezza. Annunciamo la salvezza. Romani capitolo 10:9 dice: sepse potro fesh. Romani 10:9 dice: con cuore tu credi, ma con la bocca tu lo confessi. E se fai questo tu sarai salvato. Tu puoi dire che io credo nel mio cuore. Ma tu mai non confessi con la tua bocca. Questa non funziona. Credi nel tuo cuore, ma anche confessare, proclamare, annunciare con la tua bocca. Quando tu parli vita, tu vedrai vita. Perché Dio è fedele, tu mangerai il frutto della vita. La Bibbia dice che il Signore ha scelto il popolo di Israele come il suo popolo. Non voglio fermarmi su dettagli perché tutti sappiate, ma voglio solo dire che loro hanno visto questa piccola cosa, loro hanno visto miracoli che nessuno altro li aveva visto né prima né dopo di loro. Loro hanno visto con i loro occhi fisici. Numeri 14:1-2 dice: allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Arone, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese dell'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto. Tutta la comunità alzò la voce e hanno iniziato a piangere con alta voce. La cosa che io ho analizzato per me questa settimana era: o fossimo pur morti in questo deserto. Ricordate, ho detto anche all'inizio, non permettere che le circostanze, le emozioni possano prendere controllo sulla tua bocca. Noi abbiamo le promesse del Signore, tutte le promesse del Signore sono in quel sì e amen. Usa la parola in mezzo del deserto,
usa la bocca in mezzo del valle della morte dash, e tu mangerai il frutto della tua bocca. Tu sei figlia di Dio. Lui è entrato in alleanza con te, un patto. Amen. Ha fatto un patto con te e Dio è fedele al suo, alla sua Amen. Parte del suo patto. Numeri 14:27-30 dice: io ho udito i mormori che i figli di Israele fanno contro di me. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Un dotto bai. Io farò, vi Ci farò ska. Tutto quello che io ho sentito Gaiu. Che voi avete detto. Questa parola ha parlato tanto al mio cuore. Il Signore ascolta ogni parola che esce dalla tua bocca. Una buona notizia per loro che sono pronti di sposarsi. Tu puoi parlare alla finanza che viene nella tua vita. Amen. Finanza che crave fluturon. La finanza le ali verrà nel nome di Gesù. Alleluia. Un ebessoi. Io credo nella potenza della lingua, quello che parlo. Signore dice: io farò quello che io ho sentito che da loro dire da voi. E la storia poi ci fa vedere che tutti i loro cadaveri sono rimasti sul deserto per 40 anni. Loro l'hanno detto. Ne pam vargun dy, capitolo 14. Abbiamo visto, fossimo pur morti in questo deserto. Zoti fatto un de Giova. Dio dice: io l'ho ascoltato, li ho sentito. Un dotto bai. E io mi impegnerò a fare quello che loro hanno detto. Quello che loro hanno detto. Se val zoti nuk e donte Israelin. Questa cosa pensate, che il Signore non amava l'Israele? Zoti e donte. Certo che lui lo amava. Zoti e donte. Lui lo amava. Se mendon që Zoti nuk të do ty? Tu pensi che il Signore non ama te? Zoti të do ty. Il Signore ti ama. Po për shkak. Ma a causa që ne kemi përdorur gojen, di usare la tua bocca në mënyrë negative, in un modo negativo, ne kemi hangur frutin e gojës tonë, tante volte abbiamo mangiato il frutto della nostra bocca. Cosa succede? Frutto di morte, in senso di non prosperità, anche morte fisica. Mëshirë Zot. Misericordia, Signore. Mëshirë Zot. Misericordia per noi. Per trupin tant. Per il tuo corpo. Per kishën tante. Per la tua chiesa. Mos harroni. Non dimenticare. As kush nuk të do sa Jezu. Nessuno non ti ama quanto è Gesù. As grua e jote më e mirë që mund kesh pranë. Anche la tua moglie, che è meglio delle altre moglie, non ti ama nuk come Signore. Nuk të do më shumë se Jezu, si. Non ti ama quanto Gesù ti ama. Rai do të bekoj ty. E lui è interessato a benedirti. Un campagne tantina. Io ho visto nella mia vita se si Zoti come il Signore ka bekuar jetën tonë. Ha benedetto la nostra vita. Sepse un kam. Perché io ho parlato fjalite. Parola di vita. Në jetën time. Nella mia vita. Un kam par vdekjen me sy. Io ho visto la morte faccia a faccia. Ju të gjithë e dini se Zoti më ka shëruar nga tutti sapete che il Signore mi ha guarito da un tumore terminale. Ma voglio fermarmi in questa proclamazione che io ho mangiato il frutto della mia bocca. Sempre proclamavo in ospedale. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Jakujamo, via, via. Eccomi dopo 10 anni. Oh, shumë bive bia frimore. Tanti
figli e figlie spirituali stanno aspettando che io possa aprire la mia bocca. C'è potenza per, la potenza del, dell'Evangelo. Ho visto il Signore come ha mosso dalla parte finanziaria. Signore ha usato persone che non li conoscevamo per niente a benedirmi finanziariamente. E io prego che il Signore possa possa ricompensare 100 volte in più quelle persone. Per, il Signore lo farà. Lunedì, lo so. Ma soti ca surprizuar famiglia te mie. Una cosa che il Signore ha sorpreso anche i miei figli. Duke par fucin e fialas zotit. E loro hanno visto il frutto di questa parola del Signore. Amen. Alleluia. Zanafila capitolo 1. Genesi 1 versetto 3 dice: per un dia sa. Dice tante, nel capitolo 1 di Genesi dice tante volte il Signore disse. Forse otto volte. Molta studioni per un dia sa. La Bibbia dice Dio disse. Leto bëhet. Sia. Prima e Zotit ishte aty. Prima di questa la Bibbia dice che la terra era in forma e vuota, la tenebre copriva la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie dell'acqua. Asgjë nuk ndodhi. Ma niente non è successo. Aty ishte frymë e Zotit. Lo Spirito del Signore aleggiava. Zoti, ma niente è successo finché il Signore parlò. Disse Folli. Signore parlò, apri la bocca per parlare. Prima esotic. In quel momento lo Spirito del Signore ha portato in esistenza quella parola. Asgjë nuk ndodhi derisa Zoti foli. Niente è successo finché il Signore aprì la bocca e parlò. Prima esotic ishte aty. Anche se lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio aleggiava sulle, ma non ha fatto niente finché il Signore parlò. Da questi versetti capiamo che tra Dio e la creazione sta la parola. Amen. Ti che fuci. Tu hai una potenza. Porta ciel. Per portare yet questa vita dove c'è morte. Ti che fuci, tu hai potenza per portare guarigione dove c'è le malattie, ti sofferenze. Che fuci, c'è, tu hai potenza per portare benedizione dove c'è maledizione. Amen. Ordore gojën tënde. Usa la tua bocca. Për kishën që Perëndia të ka sjellur. Per benedire la chiesa dove il Signore ti ha portato. Ordore gojën tënde. Usa la tua bocca. Si një strument bekimi. Come un strumento di benedizione anche per la tua sorella o il tuo fratello accanto a te. Incoraggiandolo. Ka fjalë boll inkurajimi. Ci sono tante promesse, tante parole di incoraggiamento nella sua parola. Profetizzoni. Inizia a profetizzare sul tuo fratello o la tua sorella la parola. Al Signore piace questa cosa. Signore piace così tanto. Che proprio il Signore dice del numeri 6, dice a Mosè: parla ad Aarone e ai suoi figli e di loro, voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivelga verso di te il suo volto e ti dia pace. Amen. Amen. Hai negato di avere in pratica? Creu nga
Siete pronti a mettere in pratica? Allora puoi tornare, voltare verso quello che è vicino a te e dici, ripeti dietro. Dici a quello che è accanto di te: il Signore ti benedica e ti protegga. Zoti të të bëjë që të shkëlqej fytyrën e ty mbi trupin tënd. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te. Të tregojë të mbarë me ty. Zoti të kthej fytyrën e ti mbi ty dhe të të sjellë paqe. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Alleluia, Zoti miqtë e mi e dinte fushinë e gjuhës. Signore sapeva molto bene la potenza che stava nella sua lingua, nella lingua, nella bocca. Per questo lui ha ordinato, lui ha ordinato Mosè di ad Arone di aprire la sua bocca per benedire il mio nazione, la mia nazione. Quando Dio guarda il suo figlio che va, o la sua figlia che va dall'altro suo figlio, e inizia a benedirlo, il cuore del Signore si riempie di gioia. Amen. Alleluia. Ho visto nella mia vita tanti fratelli e sorelle che mi hanno incoraggiato tanto. Por un gjithashtu e kam përdorur gojën time për t'inkurajuar vëllezërit e motrat. Anch'io ho preso una decisione: usare la mia bocca per benedire. Alleluia. Gli altri. Ne mi fmite perëndis. Siamo i figli di Dio. Ne duhet i bindemi perëndis. Dobbiamo ubbidire a lui. Fjala e Zotit thot Matteo 18:18. Matteo 18:18 dice: io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Tutte le cose che legherete sulla terra sarà legata sul cielo. Ogni cosa, tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno lo stesso nel cielo. Usa la tua bocca per legare ogni piano del nemico, Satana, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella chiesa dove frequentiamo, per legare le piani del nemico e per sciogliere quello che il Signore ha fatto nel cielo. Amen. E portarlo sulla terra. Con la nostra bocca lo sapete che noi possiamo limitare il Signore per non permetterlo a fare quello che lui vuole fare. Quando tu parli negativamente, tu chiudi le porte del cielo e metti in movimento tutte le forze delle tenebre per far portare in compimento la parola che tu hai proclamato dalla tua bocca. E Satana dice: ah, tu l'hai detto, mangi il frutto adesso. È il tempo che noi possiamo capire che c'è potenza nella nostra bocca. Apocalisse 12:11 dice che loro lo hanno vinto tramite il sangue e la potenza della loro testimonianza. Chi lo ha vinto? Il Satana. Chi ha vinto? Il Satana. Noi. Chi l'ha vinto? Noi, come chiesa. Besimtarët. Tu, credenti, chiesa, tu personalmente hai vinto tramite il sangue di Gesù e tramite la testimonianza della tua bocca, parola della testimonianza che è uscita da te. Non mi fermo sulla potenza del sangue, perché sappiamo che c'è potenza in quel sangue, ma voglio essere dentro del tema che sto dicendo, con la parola della loro testimonianza. Tu puoi vincere il Satana parlandoli. Amen.
Alleluia! Sepse ka fuqi. Alleluia. Ne po jetojmë kohë vështira, vëllezër dhe motra. Perché c'è potenza. Noi stiamo vivendo gli ultimi tempi, fratelli. Kohë vështira, turbullirash. Tempi difficili. Turbulazioni. Emri në Jezusit. Ma nel nome di Gesù. Ti do i flasësh asta studia. Tu parlerai a quella tempesta. E tu vedrai la mano del Signore su Amen. Di te. Sepse Zoti është me ty. Perché il Signore è con te. Alleluia, ligje për 30:19. Deuteronomio 30:19 dice: Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, e io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli tu dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Un zjedh. Io scelgo. Si dëshmitar kundër teje. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Il cielo e la terra. Zjedh. Scegli tu. Perëndia po më thot mua. Signore dice a me. Ilir. Ilir. Zgjidh jetën. Scegli la vita. Që do të jetosh ti. Se vuoi vivere tu dhe pasardhësit e tu e i tuoi discendenti. Perëndia po thot ty, Claudio. Signore dice a te, Claudio. Zgjidh jetën. Scegli la vita. Që do të jetosh ti. In modo che possa vivere tu e i tuoi discendenti. Ai ty po të flet me emër. Lui parla ad ognuno per nome. Ogni cuore, scegli la vita. È la tua responsabilità. È la mia responsabilità. Che io posso scegliere la vita. La vita dove io mi posiziono per vivere. Amen. Quando apriamo la nostra bocca. Per famiglia intorno. Per le nostre famiglie, per, fëmijët tanë, per i nostri figli, per, gjithçka, per ogni kishën, cosa, per la chiesa e Zoti do punon. Il Signore, noi mettiamo in movimento la mano del Signore. In campagna tantime, ho visto nella mia vita shumë gjëra, tante volte që nuk kanë ardhur në ekzistencë, che non sono venuti in esistenza, që un po' i shpall, ancora e che io li sto proclamando bashkë me gruan time, insieme con la mia moglie, çdo ditë për fëmijët e mi, ogni anno per i miei figli, per ogni giorno per il nostro matrimonio. Edhe se nuk i shoh, non li ho visti ancora, ma anche se non li vedo, lo so. E ti, e lo so. Re e lo so. Che do ti shikoj. Che io li vedrò. Realizzuara. Realizzate, compiute. Sepse Zoti un giorno, perché il Signore è fedele. Zoti është në favorin tënd dhe ti. Il Signore è nel tuo favore, è nel mio favore, fratello, Amen. Sorella. Moski frik. Non temere. Ti do shikosh. Tu vedrai. Dorën e Zotit. La mano del Signore. Duke lëvizur fuqishëm. Muovendo fuqishëm. Con forza. Në jetën tënde. Potentemente nella tua vita. Martesën tënde. Nel tuo matrimonio. Mbi fëmijët e tu. E i tuoi discendenti. Mbi pastorin tënd. Sul tuo pastore. Mbi kishën. Con la chiesa che frequenti. Su quella sta nazione. Ti do t'hash. E tu mangerai frutin il frutto di quello che uscirà dalla tua bocca. Amen. Amen. Dio vi benedica.